piccole dimensioni, grande popolarità. Oggi ci occupiamo dello Yorkshire Terrier. Lo Yorkie, come viene spesso affettuosamente chiamato, non solo gode di grande popolarità nel presente, ma vanta anche una storia molto importante. Come suggerisce il nome, era stato allevato come cacciatore di ratti nella contea settentrionale inglese dello Yorkshire alla fine del XIX secolo, ma si è presto guadagnato una posizione rilevante e poco dopo ha iniziato a prestare servizio in ambienti prestigiosi come cane da compagnia e da guardia. Come mai è così popolare ancora oggi? Le sue doti caratteriali gli faranno sicuramente guadagnare qualche punto, perché è molto coccolone, giocherellone, curioso ed estremamente desideroso di imparare. Guardandolo si nota subito la grande sicurezza di sé e il suo temperamento non è affatto da meno. Ma è anche difficile negare le sue radici, che si esprimono nell'istinto di caccia e in un marcato istinto di protezione e difesa. Lo Yorkshire quindi è tutt'altro che un tranquillo cagnolino da salotto che esplora il suo territorio dall'interno di una borsetta. Se stai pensando di adottare uno Yorkshire Terrier, devi sapere che porterai a casa tanta felicità, ma che ti aspetta anche parecchio lavoro. Per tenere occupati questi fagottini pieni di carattere, il programma quotidiano prevede almeno 3 lunghe passeggiate. Nonostante le loro misure compatte, gli Yorkshire hanno bisogno di molto esercizio fisico e di giocare. Anche gli sport cinofili sono un'opzione valida. Oltre a tanto amore e attenzioni, lo Yorkie ha bisogno soprattutto di una cosa, un addestramento coerente. Come quasi tutti i terrier, tende a fare di testa sua. È molto intelligente e quindi a volte anche parecchio incline a mettere alla prova i suoi limiti. Non solo, i piccoli Yorkie soffrono spesso di megalomania, una tendenza che può manifestarsi con un atteggiamento dominante nei confronti degli altri cani. Avere già una certa esperienza con i cani è quindi un vantaggio quando si ha a che fare con i piccoli terrier. Sono piuttosto adattabili, quindi possono vivere bene anche nell'ambiente urbano. Sono svegli e instaurano un rapporto stretto con le persone di cui si fidano. Ma non c'è solo la relazione da coltivare con uno Yorkshire. Adottando uno Yorkie ti assumi anche il ruolo di toilettatore, perché la spazzolatura quotidiana è assolutamente indispensabile. In questo modo eviti che il pelo si aggrovigli rovinandosi. Sarebbe consigliabile anche un'attenzione speciale con lo shampoo, scegliendolo specifico per cani. Sono indispensabili anche una tosatura regolare del pelo e quindi le visite periodiche dal toilettatore. Questo perché, come avviene per noi umani, anche il suo pelo non smette di crescere. L'amore passa anche dal cibo, si sa. Se vuoi offrire al tuo Yorkie le migliori cure possibili, ci sono alcune cose da tenere a mente. Visto che gli Yorkshire Terrier sono inclini alle allergie e hanno esigenze nutrizionali particolari, conviene acquistare alimenti specifici per la razza, ad esempio di Royal Canin, oppure gli alimenti per cani di piccola taglia di Concept for Life. Da un lato queste crocchette hanno dimensioni adatte alla bocca del cane, dall'altro la percentuale di acidi grassi omega 3 e di biotina che contengono è particolarmente elevata, contribuendo a migliorare le condizioni di pelle e pelo. Questo è particolarmente importante per lo Yorkshire Terrier, visto il suo bel pelo lungo. Fin dal primo anno di vita, questi fagottini pieni di energia sono in grado di cavarsela con un solo pasto al giorno. Con le giuste cure e attenzione alle sue esigenze potrai goderti il tuo fedele compagno per tanti anni. Lo Yorkshire può vivere tra i 13 e i 16 anni. Come tutte le razze allevate da molto tempo, anche lo Yorkshire Terrier ha determinate predisposizioni genetiche, tra queste le malattie articolari, le cardiopatie, le bronchiti, le malattie agli occhi e le allergie. Quel che è davvero importante è fare molta attenzione a scegliere un allevatore assolutamente affidabile. Spero che i miei consigli siano utili. A presto su questo canale!